Saranno operativi già da domenica pomeriggio, in occasione della gara interna Crotone Potenza, i 50 ragazzi crotonesi che durante l'arco della settimana si sono sottoposti ad una vera e propria full immersion che ha garantito loro di acquisire l'attestato di steward. 4 di loro saranno responsabili di funzione, 8 saranno i coordinatori e 38 saranno invece distribuiti in tutto l'impianto per garantire il controllo e la sicurezza degli spettatori prima, durante e dopo l'evento sportivo. Del corso nel dettaglio ci ha parlato il direttore dell'ente di formazione steward dell'Isola dei Gabbiani, Antonio Freddonelli. L'Isola dei Gabbiani opera in tutta Italia, è un ente di formazione riconosciuto dal Ministero degli Interni. E all'attivo abbiamo formato già gli steward della Juventus, del Torino, del Catania Calcio, Alessandria e prossimamente Novara Cremonese. In questi giorni stiamo svolgendo la formazione per gli steward del Crotone, che già da domenica prossima saranno operativi. Redoneve si sofferma poi sulle specificità delle nozioni didattiche apprese dai neo steward e sull'importanza sempre più rilevante della figura dello steward all'interno dello stadio. La formazione degli steward è importante perché in questi giorni i ragazzi hanno appreso materie come sicurezza antincendio, sicurezza sanitaria, psicologia, giuridica, tecnica con l'architetto Scida delegato sicurezza del Crotone Calcio, e domani concluderanno le lezioni con l'ispettore della questura di Crotone per la materia ordine pubblico.